vedo altre persone. Chi? Persone a te vicine. Puoi vedere che Giusy è quella stronza. Lasciati guidare dalle voci. Segui le tue voci. Ma ci torno con Carlo o no? Che cos'è? Un sinfamorio. Un sinfa che? Portalo sempre con te. Le 7, mi scusi, è veramente tardi. Carlo odia i ritardi. Quanto le devo? 50.000. Grazie. Ridicola. Tutto per un ometto qualsiasi. Non darle retta. Quel vestitino è delizioso. Ma voi chi siete? Chi vi ha fatto entrare? È colpa tua se siamo qui. Mia? Ma chi vi conosce? Uscite subito, chiamo la polizia. E tu? Lascia stare i miei quadri, sa? Sì, sì, chiama la polizia, così ti chiudono al manicomio. Solo tu ci puoi vedere. Non ti muovere, non t'avvicinare. Va bene, non mi avvicino. Calmati, Anna, la pillola. Ricordi il dottore? Se sospendi la cura puoi avere le allucinazioni. Non prendi più la pillola? Brava, così ti ritrovi incinta col primo cretino che incontri. Ma lo sai che fa male alle ovaie e poi non fai più bambini? Ma no, sono pillole antidepressive. La pillola non c'entra niente, è tutta colpa del tuo sinfamolle. Il sinfacoso? Dove l'ho messo? Anna, siamo qui per aiutarti. Ma io ho un appuntamento stasera. E vaccia questo appuntamento. Dovrai solo portarci con te. Scordatevelo. Dove andiamo? In via Pau, ristorante cinese. Ok. Odio il cinese. Mi avevo chiesto di lasciarmi in pace. Quanto tempo siete stati insieme? 3 anni. E poi t'ha lasciata. Povera. No. No, non mi ha lasciata, è un periodo di riflessione, ecco. Un classico, tu rifletti e lui scopa. E stasera ti ha invitato a cena per dirti che è finita. Se è finita, è finita, non mi metto certo in ginocchio a pregarlo. Ma sì, sai che ti dico, questa pausa mi è servita, sono più matura adesso. Oddio, siamo arrivati! Niao. Un po' di vino? No, lo sai. Ma sai che ti trovo in splendida forma? Mi sono iscritta in piscina. Ah, noto, va benissimo. In ufficio come va? Bene, tranquillo. Che facciamo? Ce n'è ancora per molto? Il solito. Stai calma. È una fase di studio. Carlo, mi manchi. No! Lo sapevo che faceva la stronzata. Anche tu mi manchi, Anna, però... Non posso vivere senza di te. Andiamo, dai, il conto! Non voglio perderti, Carlo. Ma noi non ci perderemo, Anna, noi resteremo sempre amici. Certo, si capisce. Amici in cazzo! Chiedili di Giusy. Ma tu che ne sai di... Ma perché ti scopri Giusy? Ma Giusy chi è la tua amica? Scusa, Anna, ti sembra il caso. Chiedili chi li fa meglio, tu o lei? Cazzo, ma vuoi lasciarmi in pace? Niao. Scusa, vado un attimo in bagno. Ordini tu per me. Riso bianco. Figura di merda. Voleva solo aiutarti. Io già sono incasinata di mia, se vi ci mettete anche voi. Però anche tu gli vai a dire mi manchi. Mi manca davvero. Non bisogna mai dire la verità, se fai così lo perdi. Che poi voglio dire tutto sommato. Ma
Che devo fare allora? Ci tieni davvero a lui? E faresti di tutto per riaverlo? Io lo voglio sposare, voglio i suoi figli, voglio invecchiare con lui, voglio camminare a Genova. Va bene, abbiamo capito. Se è solo questo che vuoi, non c'è problema. Ah sì, io ti merito. Io ti vorrò sempre bene. Niao. Niao. E dai, cazzo, hai una faccia da funerale! Devi sorridere, essere positiva! Per voi è facile, siete due fighe. Siamo la proiezione di modelli femminili che hai dentro di te. Volevi avere dentro due cessi? È solo una questione di testa. Se lui ti vede sicura, ti seguirà come un cagnolino. Brava, così! Fagli credere che ti stai scopando il mondo! E ricorda, l'appetito a tavola è sinonimo di voracità sessuale. A me il cinese fa schifo, poi io ho lo stomaco bloccato. E sforzati, bevi il vino, ridi sempre e mangia tutto, pure le bacchette. Anna, questo periodo di... Questo periodo di riflessione, dicevo, è servito a tutti e due. Il fatto è che io non ti merito. Ma spaccagli la faccia! Non mi meriti. No, tu hai diritto a qualcosa di meglio dalla vita. È vero, ho diritto a qualcosa di meglio dalla vita. Dobbiamo lasciarci. Ma Anna, io ti vorrò sempre bene. Anch'io, ma adesso mangiamo che ho una fame. Sì, hai ragione. Sì. Non te l'aspettavi, stronzetto. Oh, mangia anche il suo. Non mangi? Scusa? Dico, se lo lasci, posso... Ah, sì, prego, prego. Ma non ti era mai piaciuto il cinese? È così, va in piscina. E chi c'è lì? Qualcuno che conosco? No. Cazzo dici? C'è di sicuro qualche tuo ex? No? Sì, sai chi c'è? Luca. Luca? Non stava mica a New York, Luca? Sì, è venuto a trovare i suoi. Ha detto se vado con lui a New York, quasi quasi. Ma scusa, prima dici che ti manco e poi vai a New York con Luca. Ti si stringe il culo, eh? Hai detto tu che dobbiamo rimanere amici, io a un amico gli dico tutto. Ho capito, però... Scusa, vado a fare una telefonata. Fai con comodo. Tsunami. No, dovete andare, capito? 1, 2, via! Vai, vai, via! Avete rotto i coglioni, capito? L'abbiamo persa, capisci? Persa! Smettila di frignare! Ma si fa attaccare! Cosa volete ancora? Andate via! Luca, va a New York con Luca, ma capisci? Guardami, Carlo, guarda. Da quanto tempo ci conosciamo? Sono 2 mesi, sono. Esatto. Tu volevi liberarti di lei. Con le nostre consigli andava tutto per il meglio. Un lavoretto pulito. Sì, belli i vostri consigli. Fai il duro, non telefonare mai. Ma io stavo bene con Anna. No! Ti sembra? No. Perché lei stasera è furba, ti sfugge. Ma ricordi i nostri discorsi? Il mondo pullula di belle fighe, capisci? Pullula! Perché scoparsi in una sola? Kenya. Ci sentiamo. Siamo già a fare un giro. Ci sentiamo già a fare. Mi vanno a fare un giro. Ci sentiamo già a fare un giro. Ci sentiamo 一打开盖子的，哇，全部都在我身上。 Ma perché sono andato da quella cartomante? Perché? Oh! Ha rotto il spamolle. E adesso dobbiamo lasciarla a mezzanotte. Abbiamo ancora tempo. Senti, Carlo. Ok, tu adesso torni da lei. E poi? Ma ricorda la regola numero 1. E qual è? Non fargli mai capire che hai bisogno di loro, ok? Ni hao. Ho ordinato il dolce, lo vuoi? Vai. Non ho più fame. Senti, Anna. Scusa? Sì? Anna, sono mamma. Luca. Luca. Ma qual è Luca? Ah, no, che non disturbi, no. Fighissima. Anna, mi senti? È Luca, capisci? È Luca. Adesso che facciamo? Ugo. Dai. Guarda che tua figlia ha ripreso a farci le canne. Non è Luca! Non è Luca! La trovi, vuole fotterci! Non cascare nella trappola, Carlo! Beh, ci chiamo io. Ciao! No, sono con Carlo.
Ti saluta. Ti aspetto. Un bacio. Due. Messaggino. Carlo, no, no, Carlo, no! No, dai, dai! Hai chiesto il conto, sì? Mi porti a casa, sì? Divarica la gamba ad angolo retto. Una botta e via. Brava. Oddio, che vergogna. Ora bloccagli il malleolo. Vergogna. Così. Piano, rallento e vai, riparti subito. A stantuffo, ritmo, ritmo. Sospira. Uno, due. Sì. Era così carino, che bello. Così dolce. Che imbarazzo. Mi fa impazzire. La senti, la senti? Mica finge, perché io lo capisco quanto finge. Sì, sì, dai. Dire, mio Dio, è gigantesco. Dio mio, è gigantesco! Io me ne vado. Fermati, guarda la cagna in calore. Dai, Carlo, spaccala in due. Era una casa tanto carina. Sto per venire. Finge di venire insieme a lui. Amico, noi stiamo per venire. Carlo ha messo il palloncino, sì. Ma era bella, sì. Bella davvero. Idiota, ha messo il palloncino. Non lo so. Tu una cosa solo dovevi fare, accertarti che lui abbia messo il palloncino e mi dici che non lo sai. Io mi vergogno, va bene, mi vergogno. Cose private, oh. Oddio mio, sto per venire anch'io. Passione sì, ma senza esagerare. Carlo, quella donna fa la cacca. Oh, ha il cerume nelle orecchie. Si mette gli assorbenti con le ali, ma ti rendi conto? Carlo, ti prego, esci. Sì, Carlo! Sì! Oddio. Che c'è? Ho avuto un incubo per te. Un cinese, pesante. Anna, stavolta sei stata fantastica. Allora torniamo a vivere insieme. Non lo so. Anna, io stanotte non ho usato preservativo, sai perché? Perché voglio un figlio, Anna. Voglio un figlio da te. Parliamo domani. Anna, ma tu mi ami? Buonanotte. Io ti adoro. Buonanotte, amore mio. Buonanotte.